abbastanza sereno per le spiegazioni che mi sono state date, ma tra l'altro è stato anche garantito che già da oggi sono in arrivo i cacciatori di Sicilia, che di solito si occupano della ricerca di latitanti, ma in questo momento avranno l'obiettivo di perlustrare tutta la zona, e sono anche arriva anche delle unità cinofile in più che si occuperanno appunto di perlustrare in dettaglio la zona. Quindi i dubbi di cui parlava prima di salire non ci sono più? Sono stati sciolti? Allora, la procura sta vagliando tutte le ipotesi, non viene abbandonata alcuna pista. Tra l'altro quello che ha detto il procuratore, il sostituto che si sta occupando anche della vicenda, molte risposte si avranno con il deposito della perizia. Ora l'obiettivo primario è la ricerca del bambino, e mi è stato confermato con certezza che il bambino era vivo, era tranquillo, era sereno e si trovava a bordo dell'auto. Ma si indaga sempre per omicidio e sequestro? Sì, le ipotesi la procura non le ha cambiate. E per questo ci sono aperte, questo mi è stato detto, diverse piste. Questo posso. Scusi, avvocato, il bambino era sereno perché nel video si vedeva che giocava con la madre, ci faceva Si vede dal video che il bambino era sereno, era tranquillo. Lei l'ha visto il video? No, il video non l'avevo fatto richiesta, ma attualmente, come ovvio che sia, è al vaglio degli inquirenti, non può essere oggetto di controllo da parte. Solo per capire, però, che cosa si vede? La serenità del rapporto madre-figlio? Il bambino non, probabilmente dalle immagini si vede che il bambino non piangeva o era turbato, era un bambino tranquillo. Ora quello che voglio che il messaggio che voglio lanciare è che abbiamo, diciamo, concordato col procuratore quello di far sì che le due persone che sembra addirittura questo è emerso, hanno prestato soccorso, si sono avvicinati alla mamma, queste due persone attualmente non si stanno rendendo rintracciabili, quindi l'invito lo faccio anche io come avvocato della famiglia, di non avere alcun timore, perché non c'è nessuna ipotesi di reato nei loro confronti, quindi possono essere molto sereni e dare un contributo, perché è un momento particolare, quindi l'aiuto delle loro testimonianze è, possiamo dire che è fondamentale, quindi anche come difensore chiedo a queste persone che hanno, questo è il passaggio che mi ha riferito il procuratore, hanno visto e hanno addirittura prestato soccorso alla mamma, quindi è importante capire cosa hanno visto, cosa è successo in quegli attimi, dove la mamma si era diretta. Grazie. Stanno facendo qualcosa per trovare attivamente queste persone, tipo le tante telecamere che immagino siano disseminate lungo le autostrade? Il problema è che alcune telecamere non sono funzionanti, o comunque non hanno ripreso questo mezzo. Tra l'altro, la difficoltà che rappresentava il dottore Cavallo è che non si ha una indicazione, una descrizione del mezzo con cui sono andati via, quindi si parla di una vettura chiara, ma non c'è descrizione del modello, della targa, quindi è una ricerca abbastanza difficile da questo punto di vista, perché già avere un modello, una targa, anche se avessero varcato la Sicilia, erano facilmente poi identificabili sulle altre autostrade. Ma le due persone che lavoravano sulla strada e con la quale la signora ha investito? Allora, in merito a queste posso rispondere, sì. Perché era anche una delle domande che ho rivolto e delle perplessità che ho rivolto alla
procuratore era appunto questa. E i due addetti alla manutenzione, e quando il mezzo ha urtato si è fermato subito dopo. E si tratta di una frazione di pochissimi minuti, perché la signora scende. I addetti alla manutenzione si sono occupati subito di bloccare il traffico, perché stiamo parlando di un'autostrada, quindi con macchine che procedono ad alta velocità, tant'è che i mezzi, tra cui il mezzo dei due turisti, va proprio a fermarsi, il primo mezzo che si va a fermare subito dopo l'incidente, scendono dalla macchina, questo è il dato importante, scendono dalla macchina e vanno ad avvicinarsi alla donna. I due addetti sono in quel momento occupati a bloccare il transito dei mezzi, onde evitare ulteriori incidenti. Questa è la risposta che mi è stata data. Credo che nella logica dei momenti è plausibile appunto che sia così. Arrivati a questo punto, che possibilità ci sono? Un secondo, vabbè. Arrivati a questo punto, che possibilità ci potrebbero essere di trovare il bambino? Allora, il desiderio dei familiari è quello di, certo. Tra l'altro è uno scenario ancora aperto, quindi dove può essere il bambino in questo momento non si sa, e quindi il desiderio di tutti, i familiari, di chiunque.